Sì, un grande orgoglio. Io ringrazio Istat, SIS, l'associazione Corrado Gini, perché aver scommesso in questo periodo ancora in un festival in presenza e anche in streaming digitale è un grandissimo onore per la città di Treviso. Aggiungo che peraltro assume un significato particolare perché proprio in periodo Covid abbiamo visto la necessità dell'Italia intera di avere dei dati, in questo caso dei dati che ci facessero capire l'andamento per esempio della pandemia, ma facendo i complimenti all'organizzazione credo che una delle cose da sottolineare di questo festival sia l'intelligenza e coerenza intellettuale che fa sì che ci sia un programma che non solo insegna e ci educa a come vengono utilizzati i dati e quindi la statistica, ma anche con un valore morale, educativo di formazione, perché i dati sì, ma bisogna anche imparare ad insegnare come utilizzarli.